Promossi e bocciati. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video promossi e bocciati Zero Waste. Ho fatto altri video che vi lascio qui se siete interessati, nei quali parlo ogni volta di 5 cose che ho deciso di non comprare più e dei loro rispettivi sostituti più green. Sono molto contenta perché ogni giorno sto cambiando le mie piccole abitudini come consumatrice, come mamma di famiglia, come cittadina del mondo che non vuole più vedere plastica nei mari o in qualsiasi altra parte del mondo. Oggi invece parliamo di un haul zero waste. Ho comprato 4 articoli circa un mese e mezzo fa, li ho testati per bene e oggi ve ne voglio parlare e infatti ho deciso di chiamare questo video promossi o bocciati. Ovviamente lo scopo di questo video non è quello di invitarvi ad un acquisto sfrenato di questi articoli o di prodotti simili zero waste, perché va tanto di moda in questo periodo, ma appunto la filosofia Zero Waste consiste nel utilizzare fino all'osso ciò che si ha per poi sostituirlo una volta logorato con qualcosa di più green, magari in legno, in vetro, che sia appunto più ecosostenibile. Prima però di iniziare, mi raccomando, supportatemi con un bel pollice in su. In questo modo aiuterete tantissimo me e il mio canale a crescere. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi miei video. Seguitemi anche sui social, mi trovate su Pinterest, Facebook e quotidianamente su Instagram. Mi trovate come @ldlaura2017. Il primo articolo di cui voglio parlarvi è l'uriculì. L'uriculì è uno strumento molto ingegnoso che ci arriva dalla tradizione cinese e giapponese e serve per pulire le nostre orecchie. Io l'ho comprato su Amazon, vi lascio qui sotto tutti i link degli articoli che vi mostrerò. Io l'ho comprato in un set da 3, ogni uriculì ha un colore diverso, c'era giallo, rosso e rosa. Personalmente non mi sto trovando molto bene perché io ho l'abitudine di pulirmi le orecchie subito dopo la doccia, mentre credo che questo utensile funzioni meglio quando le orecchie sono ben asciutte. Invece mi sto trovando molto molto bene per pulire le orecchie a mio figlio e anche per pulire il naso di mio figlio. Infatti nonostante che Raffaele abbia un naso piccolo 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 piccolo, ha delle gigantesche caccone secche, dure, che lui non si fa ovviamente togliere perché gli fanno male se si preme dai laterali del naso ed è un po' una tragedia ogni volta. Ma con questo uriculì, che ha questi anche occhietti, nasino, facciamo la canzoncina eccetera eccetera, si riesce facilmente a togliere la caccona ed è tutto risolto. Quindi io sicuramente lo promuovo a pieni voti per mio figlio, mentre per me è un po' un flop. Per me credo che utilizzerò i cotton fioc, i classici cotton fioc, anzi adesso sicuramente andrò a comprare online, ovviamente con il bastoncino in legno e non in plastica. Il secondo articolo che vi mostro è lei, la mia borraccia in vetro. Ho deciso di comprare una borraccia in vetro nonostante che mio figlio non abbia ancora 2 anni, perché credo che sia molto più igienico. Si può mettere lavastoviglie ad eccezione del tappo, eventualmente questa protezione in silicone si può togliere. La porto sempre con me quando siamo fuori qui per fare la spesa, andare al parco, la metto nel passeggino, mentre quando siamo fuori la metto nello zaino. Sono convinta che una borraccia di questo tipo sia molto più facile nella pulizia, ottimizza se avete la lavastoviglie e il ciclo della lavastoviglie con acqua e detersivo, perché non dovete lavarla a parte ma la potete direttamente inserire in lavastoviglie ad eccezione del tappo. L'unico neo di questa borraccia è un po' costosa, infatti questo è stato un regalo di compleanno, costa intorno ai 20 euro, ma ne sta valendo veramente la pena. Io e mio figlio, mio marito ci troviamo benissimo. Approfittatene adesso che sta arrivando l'estate di comprare una borraccia che vi piace. Ce ne sono diverse tipologie, non per forza in vetro ma anche in acciaio, termica, così vi mantiene l'acqua fresca. Di prendere una borraccia, di portarla sempre con voi in modo tale da diminuire il consumo di bottiglie di plastica. Nei nostri mari siamo pienissimi di bottiglie di plastica e sacchetti di plastica. Cercare di evitare di comprare la bottiglietta da mezzo litro
litro ogni volta che si esce, ma di portarsi l'acqua direttamente con sé, aiuterà moltissimo il nostro ambiente, i nostri mari, i nostri pesci e poi indirettamente anche noi, visto che adesso ci stiamo veramente mangiando tantissima plastica, visto che i pesci stanno mangiando la nostra plastica. Sono veramente contenta di questo acquisto, per me è un promosso a pieni voti. Il terzo articolo che vi mostro è lo spazzolino da denti in bambù. Mi sono sempre lavata i denti con un classicissimo spazzolino da denti in plastica, ma da quando ho provato questo spazzolino credo che non potrò farne più a meno. Ha delle setole molto morbide ma allo stesso tempo molto resistenti. Con lo spazzolino che avevo dell'Acqua Fresh, mi pare che sia la marca, dopo circa 2-3 settimane le setole si aprivano e quindi non faceva più il suo corretto lavoro, mentre queste resistono, cioè io ce l'ho da 1 mese e mezzo. Ovviamente non è questo, questo qua è quello nuovo, perché veniva venduto in un set da 4 spazzolini. Le setole sono ancora così come le vedete con questo qui nuovo, è una cosa incredibile e sorprendente. Inoltre, facendo un calcolo che ho fatto, un po' ipotetico ma va bene, prendetelo per grandi linee, i dentisti raccomandano di cambiare lo spazzolino ogni 3 mesi, quindi in un anno se ne comprano 4, quindi facendo i calcoli con una vita media di 80 anni si sprecano circa 300 spazzolini di plastica. Magari a qualcuno sembrerà poco, però è un piccolo gesto che può fare la differenza, quindi per me è un promosso a pieni voti. Sicuramente con uno spazzolino non si salverà il mondo, ma farlo non costa nulla, perché più o meno costa come un tradizionale spazzolino da denti. L'ultimo articolo di cui voglio parlarvi è questa spazzola per lavare i piatti. È fatta interamente in legno e ha delle setole naturali e ha la particolarità che si può staccare il manico in modo tale da poter sostituire una volta logorata solo questa parte e non l'intera spazzola. La trovo un'idea molto carina questa di dover sostituire soltanto una parte. La prima settimana che ho utilizzato questa spazzola per lavare i piatti ero contentissima, soltanto che mano a mano nell'utilizzo ho trovato un po' tutti i difetti. Infatti se si lavano i piatti col detersivo, questa spazzola tende a lavare via anche il detersivo. Un secondo difetto è quello che rimane il cibo incastrato della spazzola, quindi diventa veramente scomodo dover stare lì a spulciare questa spazzola per togliere tutti i residui di cibo. E poi un po' scomoda perché non arriva dappertutto, bisogna stare lì a grattare bene. Per chi già utilizza una spazzola per lavare i piatti gliela consiglio, io non ho avuto mai questa abitudine, infatti ho sempre utilizzato una spugnetta tradizionale e mi sto trovando un po' male. Quindi per me è un bocciato. Io adesso ultimamente mi sto trovando molto bene con la mia spugnetta autoprodotta utilizzando la retina della frutta e verdura. Ovviamente non compro frutta e verdura per fare questa spugnetta, ma può capitare che nell'arco di X mesi uno compri della frutta nella retina e quindi invece di buttarla io la riutilizzo per fare delle spugnette per lavare i piatti. Se volete vedere come si fa vi lascio qui il video. Bene, questi sono stati i miei 4 prodotti, spero che questo video vi sia piaciuto, se fosse così lasciatemi un mi piace se non l'avete ancora fatto, in questo modo aiuterete me e il mio canale a crescere tanto tanto tanto. Iscrivetevi anche al canale e attivate la campanella. Noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!